La società è nata nel 2014, noi avevamo un gruppo di soci fondatori che sono ancora presenti nella società, che provengono da alcune realtà della zona, che sono i comuni di Barbania, Rocca, Levone e Corio. Praticamente avevamo messo insieme persone di questi comuni perché la sede della società è a Levone. Ormai sono 10 anni, facciamo i 10 anni nella prossima primavera. Siamo cresciuti con un numero considerevole di ragazzi già nella struttura di Levone. Abbiamo poi fatto un accordo col comune di Favria per poter avere uno spazio, un ulteriore spazio, un ulteriore campo di calcio, quindi siamo venuti qui a Favria. E nello sviluppo della parte di Favria siamo cresciuti come numeri, siamo passati da 70 tesserati che avevamo quando abbiamo iniziato a Levone, adesso siamo arrivati a 150 tesserati. Abbiamo coperto tutta la parte del settore giovanile, per cui abbiamo le squadre che vanno dal 2011 al 2018, abbiamo il 2009 e il 2010 che stiamo lavorando per anche quest'anno per fare la squadra, abbiamo il 2008 che è la squadra, diciamo, dei ragazzi un po' più grandi che saranno destinati per costituire una juniores. E poi quando siamo partiti non avevamo la prima squadra, poi l'obiettivo nostro era quello di costruire poi una prima squadra con i nostri ragazzi, quindi dopo alcuni anni abbiamo iscritto la società come prima squadra. Abbiamo portato i ragazzi in juniores e dalla juniores li abbiamo portati a fare sono i ragazzi attualmente che diciamo che costruiscono la prima squadra. Infatti abbiamo un'età media della prima squadra molto bassa rispetto alle squadre del settore, con pregi e difetti, perché diciamo l'inesperienza un pochino si paga sul campo rispetto magari a squadre un po' più strutturate, un po' più con ragazzi un po' più di esperienza. In questi anni diciamo che noi siamo partiti animati, diciamo, dalla voglia, perché Levone è, come potete come sapete, è un piccolo comune, parliamo di 400 abitanti. A noi faceva piacere creare un punto di aggregazione per i ragazzi dove potessero fare sport, perché diciamo che la nostra filosofia è stata e rimane, non l'abbiamo mai cambiata, quella di metterci a disposizione della collettività per dare la possibilità ai ragazzi di fare sport. Questo è un po' il nostro DNA, siamo tutti motivati da questa cosa. Mettiamo lo sport, il divertimento prima del resto, quindi siamo tutti volontari, quindi è un'associazione di amici che cerca di portare avanti una serie di valori che condividiamo. Dei soci fondatori eravamo 11 soci fondatori, 8 continuano ancora oggi a essere presenti, quindi vuol dire che è un gruppo compatto che si è riuscito nel tempo a mantenere questo rapporto di amicizia, di stima reciproca. Il presidente Christian Frau, che purtroppo in questo momento non è presente per motivi di lavoro, ma è un po' il collante della società, lui è stato quello che ha, diciamo, creato attorno a lui questo gruppo, ci siamo, diciamo, compattati con lui e siamo ancora qui dopo tutti questi anni per portare avanti quello che è il nostro progetto iniziale. Naturalmente col tempo, e oggi lo si vede, siamo cresciuti, siamo passati da mister che ci davano una mano, magari erano genitori volontari che partecipavano all'attività. Siamo arrivati oggi ad avere tutti i mister di un ottimo livello, stiamo cercando di migliorare l'organizzazione, quindi stiamo prendendo anche persone che possano creare una società strutturata per poter competere sotto tutti gli aspetti, diciamo, nel panorama calcistico canavesano. Da quest'anno, come diceva il nostro segretario, stiamo cercando di crescere sotto tutti i punti di vista. Da quest'anno abbiamo deciso di avere un responsabile dei mister, quindi partirei da questo punto perché mi sembra forse quello più importante. Mario Lebanti ha, diciamo, un passato anche in squadre professionistiche, quindi crediamo ci possa far fare il salto di qualità, ecco. Quindi Mario Lebanti seguirà tutti i mister
seguirà gli allenamenti, darà, insomma, fungerà, ecco, vediamo se vogliamo dirlo in questo modo, da guida verso tutti i mister, che quindi seguiranno un unico percorso. Per quanto riguarda le squadre, partirei dai più piccolini. Avremo mister Curcetti, Savino Curcetti sui 2018, che saranno molto probabilmente insieme ai 2017. Dopodiché si sale sui primi calci 2015-2016, saranno seguiti da mister Tacca, Federico Tacca, e da mister Simone Scalese. Poi abbiamo i pulcini, che saranno seguiti da mister Matteo Foddis, da Giuliano Scalese e anche da Eric Perrotti. Poi queste persone si divideranno, insomma, sulle varie squadre, dipende un po' da quante squadre faremo, insomma, questo lo vedremo a settembre. Comunque le persone coinvolte sulla categoria sono queste. E finisco con gli esordienti, quindi quelli un po' più grandi della scuola calcio, che saranno seguiti da mister Lino Cavaleri, da mister Sergio Ponzin e da mister Alessandro Chiadorana. E poi ci sono due preparatori per i portieri, Davide Vona e Giuseppe Abbattiello. Stiamo ancora cercando un terzo preparatore, insomma, per poter coprire al meglio tutte le annate. Perché un bimbo dovrebbe avvicinarsi alla Valmalone? Secondo me perché è l'ambiente giusto per crescere sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista caratteriale. Cioè, noi cerchiamo di trasmettere certi valori che sono quelli dello sport, e penso che oggi non ci sia forse cosa più importante per un ragazzino, no? Quindi è giusto anche crescere in gruppo, è un modo anche per cominciare a tessere delle relazioni sociali con altri bambini al di fuori di quella che è la scuola, insomma, perché a scuola sono tutti seduti tutto il giorno, qua invece è un ambiente molto diverso, quindi penso che questo sia il motivo principale per una crescita, quindi sportiva, ma anche, se vogliamo, umana, caratteriale di questi ragazzi. Mi hanno chiamato quest'anno perché la società ha intenzione di crescere, come hanno detto prima i miei dirigenti, si cerca di crescere e migliorarsi, quindi mi hanno chiamato e io cercherò di dare il mio contributo. Ho un po' di anni di esperienza perché ho avuto anche esperienze a livello professionistico, ho allenato al Torino, ho allenato alla Juventus, ho allenato al Cuneo e poi altre società qui nei dintorni, e quindi penso di avere le carte in regola per poter dare una mano a questi ragazzi. E abbiamo già fatto un incontro con tutti gli istruttori del Valmalone, sono soddisfatto perché vedo che ci sono proprio degli istruttori che hanno voglia di crescere, hanno voglia di migliorarsi, e questa è una cosa molto importante. Cercheremo sicuramente di dare il massimo perché i nostri bimbi, i nostri ragazzini migliorino, e che questo è il nostro intento. Il nostro intento qui è insegnare calcio nel migliore dei modi, con i valori che giustamente il nostro responsabile ha elencato. A livello organizzativo, ho dato già un programma annuale agli istruttori, che dovranno attenersi a questo programma, che è un programma a lungo termine, quindi si incomincerà dai piccolini, no, piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti. Alla fine di questo percorso questi ragazzi dovranno aver imparato, no, determinate cose che noi ci vogliamo insegnargli, per poi passare al passaggio successivo, che è il settore giovanile, quindi arrivare in un settore giovanile già pronti per affrontare le categorie. Questo è il nostro intento, io ce la metterò tutta e speriamo di raggiungere i nostri obiettivi.
se ci fosse qualche famiglia interessata a iscrivere il proprio figlio alla Valmalone, come può fare? Beh, sicuramente possono seguirci sulla nostra pagina Facebook, dove insomma abbiamo tutte le informazioni, anche ci sono dei vecchi post, possono vedere un po' le partite che abbiamo fatto. Poi per l'iscrizione dal 28 agosto partiranno gli allenamenti, quindi saremo qui al campo di Fabria sostanzialmente tutti i giorni. Diciamo che gli orari ufficiali di segreteria sono mercoledì e venerdì, per ora sono mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19, però dal 28 agosto tendenzialmente tutti i giorni in quell'orario troveranno qualcuno qui.